La provincia di Foggia, come del resto tutte le altre province italiane, non dispone più di risorse finanziarie per mettere in sicurezza e manutentare gli oltre 3.000 km di rete viaria provinciale. La capitanata è attraversata da ben 144 strade che collegano il capoluogo con tutti i 61 comuni della provincia, dal Gargano ai Monti Dauni al Tavoliere. Strade per troppo tempo mal ridotte e abbandonate che precludono lo sviluppo socio-economico del territorio. L'area più devastata è quella dell'Appennino Dauno, interessata anche da criticità relative al dissesto idrogeologico. Negli ultimi anni, grazie soprattutto a fondi comunitari e regionali, la provincia di Foggia ha progettato e appaltato diverse opere e da qualche mese sono iniziati i lavori su alcune arterie. La maggior parte dei finanziamenti arriva dal programma Aree Interne, 15 milioni di euro, e dal Patto Puglia, altri 30 milioni. Diversa la situazione sul Gargano, dove al momento si parla solo di fondi stanziati, ma ancora nessun progetto. I soldi sono quelli del CIS Capitanata, 26 milioni per la Pede Garganica, 47 per la Litoranea Mattinata Vieste con la realizzazione di altre eventuali gallerie, 9 milioni per la Zapponeta Manfredonia e 30 per la Cerignola Manfredonia. Troppo poco, dice il consigliere provinciale Generoso Rignanese, che evidenzia le criticità soprattutto nell'entroterra del promontorio.